questi telefonini che ormai non si aprono più perché ci vogliono le prove originali, sono, cioè, hanno il loro peso, molto importo addirittura un modo esempio, la scansione del video, sono diventati mescolati con due cask, snap, cioè, e ora sono le nuove, i nuovi orizzonti, cioè, ora sono i nuovi, e peraltro ask non è più anonimo, volevo precisare di questa, no, io la ringrazio Roberto perché lei ha aperto un divario, ask era il motore precedenza Lettone, che è stato precedente nel paese dell'est, è nato, dove adesso da 3 anni si comporta un'attività di indagine, quindi fugato il dubbio per l'anonimato, perché ask non è più anonimo, è perfettamente tracciabile. Questa è una bella notizia, continueremo più avanti. E adesso passo la parola alla nostra socia, alla nostra presidente Letta e Alessia Lavorelli per la metà dimenticata. Grazie. Buonasera a tutti. Io innanzitutto saluto le autorità italiane presenti, gli italiani, le autorità civili e il pubblico presente in sala, di cui conosco molti volti, sono tante persone amiche e conosciute. Prima di cominciare questa riflessione ad alta voce sulla metà dimenticata, vorrei dire 2 parole. Io credo molto nelle coincidenze. E lo scorso maggio è stata celebrata in questo salone la giornata contro il bullismo, celebrata dall'Istituto di Istruzione di primo e secondo grado Merito Roccaforte, diretto dalla dirigente Sincropi. E un'altra coincidenza è stato l'incontro presso il salone della Lavagna della scuola primaria di Merito con il dottore Battaglia e la dottoressa Purpuruto, in cui si è parlato del cyberbullismo. E queste diverse azioni riguardavano il progetto ideato e portato avanti dal nostro amico e socio Piero Matoli e dal past president Antonello D'Attola, un progetto che continua in questa forma quest'anno e adesso un progetto sulla violenza di genere e vedremo poi anche che forme prenderà nel prossimo. E in questo salone quindi non è un caso che dove i nostri bambini, i nostri allievi hanno gridato no al bullismo lanciando i palloncini nel campo sportivo qui a fianco, non è un caso se siamo qui oggi a parlare di violenza di genere. Perché credo che tra i due fenomeni, il bullismo e la violenza di genere, ci sia un fil rouge, scriveva il nostro presidente nella lettera a noi soci in questo mese. E un fil rouge che riconosco in una forza, in una energia distruttiva di sopraffazione che inizia in fase embrionale nell'età infantile. Prende forma e si esprime in una certa maniera, magari abbozzata, nella fase adolescenziale per poi diventare parte della personalità dell'individuo, della persona violenta che la agisce fino alle estreme conseguenze. Quando poi Nino mi ha chiesto di essere qui stasera, di essere qui sul tavolo dei relatori per questo incontro, ho perso un po' di tempo a trovare il titolo. Io mi ho detto, guarda, abbiamo pochissimo tempo, tra oggi e domani mandami anche per messaggio il titolo. Ci ho pensato un po', perché volevo che già dal titolo venisse fuori una riflessione che, diciamo, sia per la mia storia familiare, sia per quello che sento dalla cronaca tutti i giorni, volevo venisse fuori. La metà dimenticata, ovvero la vittima. Dare voce al silenzio degli innocenti, cioè le vittime, di fronte al rumore assordante dei colpevoli, come diceva l'avvocato Lavate. E questo perché? Perché dalla cronaca a un certo punto succede un evento, diciamo ormai quasi settimanalmente, si dà qualche notizia della vittima, della mamma, stava per fare questo, stava per fare quello. Improvvisamente si comincia a snocciolare tutta la vita del personaggio negativo, quasi come si faceva da bambini, che nei personaggi, per il bambino avere un attimino di equilibrio di tutto ciò che vedeva o sentiva, c'era bisogno di distinguere subito il personaggio
personaggio il cattivo dal buono. Questo anche per sapere sia un po' come la storia da finire, sia per sapere i comportamenti da adottare. E quindi si inizia a sapere che cosa faceva, che relazioni aveva, inizia a prendere ad avere un viso, i vicini dipingono il quadro di un angelo caduto dal cielo. E così a poco a poco in questo assalto mediatico in cui c'è quasi una tensione ossessiva alle apparizioni, e non posso mai dimenticare nel caso di Yara Gabriasio, quando c'è stato le poche volte in cui compariva il killer, l'attenzione al viso, proprio le inquadrature che andavano a vedere mentre entrava nella macchina dei carabinieri, insomma a poco a poco questa persona diventa sempre più reale. Quasi come se avessimo necessità di ridurre la realtà per rendere meno drammatico quello che è successo. Però cosa succede? A un certo punto si inizia anche a fare delle domande sulle donne, quindi ma come erano vestite, ma che cosa indossavano, ma che ci facevano a quell'ora, quella sera, per esempio. Questi ultimi giorni, il caso della ragazza australiana violentata con le occhio, i giornali subito, l'ora, a luna di notte, le due di notte, questa ragazza è uscita, quindi tutta una serie di informazioni che iniziano quasi a dire, beh, forse un po' si è eccentrata. E in tutto questo noi stessi operiamo mentalmente un'operazione sempre più di riduzione della realtà, ma anche levando responsabilità al personaggio negativo. L'effetto secondario di tutto questo cos'è? Che la vittima scompare dal suo campo percettivo, lascia il tempo della narrazione. Di lei poi se ne parlerà in un secondo momento, magari in un'aula di tribunale, dove la sua vita sarà scandagliata nei minimi particolari e sarà utilizzata come prova dall'una e dall'altra parte. L'oltraggio diventerà la misura dell'oltraggio diventerà un parametro per la determinazione della pena. La riflessione dunque di questa sera è cercare di far emergere dallo sfondo, dicevo che la vittima esce dal campo percettivo, quindi diventa sfondo, mentre figura diventa il personaggio negativo. E in questo caso la vittima viene abusata, maltrattata, violentata, uccisa due volte, una dalla mano dell'uomo, l'altra dal silenzio. Vittime, come diceva l'avvocato, di due tipi, abbiamo vittime dirette, vittime indirette. Sulla vittima diretta le ripercussioni a livello fisico, emotivo, psicologico, sociale, economico sono tantissime. Le lesioni sono quelle che se ne vanno per prima, i lividi, le percosse scompaiono subito, però come un iceberg il corpo mantiene il ricordo, per cui il dolore è sempre lì a ricordare ciò che è accaduto. Per non parlare poi di tutti i risvolti emotivi e psicologici, quindi il senso di sottomissione, di frustrazione, di umiliazione che ne consegue, il senso di colpa, il sentirsi sporca, il fatto che magari in qualche modo abbiamo fatto qualcosa che ha prodotto questo evento così irrazionale. E in tutto questo il senso di colpa funziona per boicottare il processo di ripresa. E quindi si crea un impasse in cui se non c'è un forte sostegno psicologico nei confronti della vittima, è facile che poi i danni possano essere molto più profondi, fino a portare per esempio anche al suicidio. E poi c'è anche un'altra cosa, un altro aspetto. Nel momento in cui la vittima sta magari alla fortuna di potersi riprendere, lì subito l'etichetta della vittima che il contorno sociale ha messo addosso sta lì a bloccare nuovamente il processo di ripresa. E la vittima stessa si sente incastrata in questo stereotipo che gli è stato costruito, quasi come se uscendone rischierebbe forse di dare ragione a quelle persone che hanno detto
te la sei cercata. Un'altra metà dimenticata, l'altra faccia della violenza, non sono soltanto le donne. Le altre vittime silenziose, spesso dimenticate, sono i bambini. Oltre 1600 orfani dal 2000 ad oggi. Giovani vite che sono segnate per sempre. Orfani che sono scampati dalla furia di un uomo che avrebbe dovuto proteggerli insieme alla madre. Ed è un calvario quello che devono affrontare in maniera impressionante. La lacerazione della perdita, il processo del padre verso cui hanno sentimenti ambivalenti, l'affidamento, la collocazione in famiglia oppure presso casa e famiglia. E poi quel che resta, che è moltissimo del killer. Tutti chiedono oppure hanno chiesto del padre, perché il papà certamente non si può cancellare. È troppo difficile, sono troppo pesanti nel tempo le lettere, i contatti, gli avvicinamenti. La professoressa psicologa, criminologa, Anna Costanza Badri, dal 2011 con un'equipe di ricercatori ha messo proprio al centro del suo studio le vittime collaterali, i sopravvissuti. Nello studio Switch-Off, che è stato finanziato dall'Unione Europea, Anna Costanza Badri ha intervistato 143 orfani. Le ferite più grandi? Non si sono riscontrate grosse psicopatologie, anzi minori rispetto alle attese. Quello che si è riscontrato è un profondo senso di vergogna. Quindi vedete, la vergogna che la vittima diventa prova, ma la vergogna anche nei confronti, la vergogna che prova anche l'orfano o coloro che hanno assistito a episodi di violenza assistita, perché effettivamente si riconosce di aver avuto qualcuno che non è stato degno di essere a fianco a loro. Immaginiamo ora di considerare questi effetti, quindi di episodi abusanti e violenti, di considerare come se questo, come purtroppo accade, l'effetto di questi episodi in una fascia critica come quella dell'adolescente, in cui la personalità ancora non si è definita, non si è completamente costruita e in cui i sentimenti sono ambivalenti, in un momento è tutto sì, il momento successivo è tutto no. Purtroppo anche da noi la violenza all'interno di una coppia giovanissima, che spesso coppia peraltro non è, è un dato in costante aumento. E come se i germi della violenza di genere iniziassero a formarsi sempre di più nella fase adolescenziale. I frutti poi di tutto questo si ritrovano nelle cronache. Sempre più spesso i ragazzi scambiano il possesso con l'amore e finiscono per avere comportamenti gelosi nei confronti del fidanzatino, della fidanzatina, quindi di andare a controllare il cellulare, di andare a controllare l'abbigliamento, fino a che poi magari non si lasciano e iniziano a pubblicare foto e video hot semplicemente per danneggiare, per rispondere, come se fosse l'unica risorsa che hanno per rispondere all'essere stati lasciati. Gli studi dicono che le conseguenze di questi rapporti malsani provano delle ferite che si avvengono in età adolescenziale sono davvero davvero profonde. Molto spesso chi ha subito di questi comportamenti violenti potrà esercitare violenza poi in età adulta. Può succedere pure che i sentimenti vissuti, appunto di colpa, di frustrazione, portino a forti stati depressivi, ansiodepressivi, o magari anche nelle ragazze a disturbi della condotta alimentare. E comunque a uno stato di dipendenza affettiva nei confronti di personaggi che purtroppo a livello sociale, personaggi negativi, però che a livello sociale hanno più appeal. Perché certamente purtroppo i media anche di oggi ci hanno abituato che vede di più il cattivo che non il buono. Sono più affascinanti le storie in cui c'è un personaggio grigio che non i personaggi bianchi, purtroppo. Fino a poi ad arrivare magari il caso di tanti adolescenti che sono arrivati al suicidio. Diciamo che le cronache sono proprio vicine dietro l'angolo che ci ricordano
gli ultimi avvenimenti. Alla fine però, che cos'è che rimane danneggiato oltre il corpo, oltre la mente, oltre il cuore? È l'idea proprio di relazione, ovvero che non ci possano essere relazioni stabili, equilibrate e durature, ma relazioni irrazionali. Cioè, un luogo che è quello della relazione affettiva, di coppia, che dovrebbe essere una base sicura attraverso cui poi conoscere l'altro sesso, magari imparare a conoscere come entrare in relazione con il mondo maschile, diventa invece un luogo minato, un luogo in cui le nostre stesse emozioni, i nostri stessi sentimenti a un certo punto diventano anche loro irrazionali, per cui è il luogo in cui si scatenano gli impulsi aggressivi più forti, in cui il luogo anche in cui siamo abituati forse dalla stampa a pensare che l'amore vero deve essere l'amore violento, questo anche perché può succedere che in un adolescente dove non ci sia o manchi magari al momento un sostegno familiare molto forte, ci si attacchi alla prima persona che ci vende un po' d'amore, per cui che ci ascolta. Quindi in quel caso il personaggio non viene visto nella sua reale natura, quello che vende il fumo, sì, il saltatore, il fumo annebbia la vista di questi ragazzini e rischiano di perdere realmente la testa. Cosa è importante, perché anche noi come Rotary siamo qui oggi, è importante che noi adulti insegniamo ai giovani cosa non è amore, che educhiamo alla libertà nella coppia, al rispetto, alla parità, e questo lo possiamo fare soltanto educando e costruendo competenze emotive e relazionali. Cioè dobbiamo educare i nostri giovani, i nostri ragazzi a capire che la mia azione provoca una conseguenza nell'altro, una conseguenza che è emotiva, qui sta diventando un sentimento, educare all'empatia, perché soltanto educando all'empatia io ho davanti, oltre quello che io sto vivendo, il vissuto dell'altro, che è un vissuto magari di sofferenza, e credo che se educiamo a questo tipo di competenza, a calarci la sofferenza dell'altro, i nostri ragazzi non arriveranno a determinate azioni. Ecco quindi perché questo progetto è, che possiamo dire è un progetto che rientra in un campo più ampio, che è quello di educazione alla salute. Un progetto in cui è necessario quindi aiutare i nostri ragazzi a costruire relazioni sane, affettive, cose di cui hanno diritto, altrimenti anche loro diventeranno una metà dimenticata. Grazie Alessia per aver parlato della metà dimenticata, che però non è la metà dimenticata, ma effettivamente quella la metà protagonista della verità, per la quale noi ci siamo riuniti qua piuttosto che per l'altra metà. Adesso io vorrei fare così: se dalla platea ci sono degli interventi nei confronti di qualche domanda che dai questi nostri relatori, e poi eventualmente terminiamo l'incontro. Poi non vi pensate, dobbiamo prevedere il video. Sì, sì, prima vediamo se c'è qualche intervento. Se c'è qualcuno che vuole intervenire, altrimenti io quell'intervento istituzionale lo chiamo io. Se non c'è niente, faccio uno io. Sì. Se mi consentite. Abbiamo sentito tante cose, sia dalla dottoressa che dall'ispettore Gatti, che ci hanno fatto riflettere su quanto abbiamo ascoltato e quanto ascoltiamo giornalmente nella nostra vita quotidiana. Le domande sarebbero lunghe, quindi inizieremo adesso e forse domani saremo ancora qui a cercare di sviscerare. Due cose mi convincono molto da dover dire. Uno,
assistiamo spesso, lasciando stare il discorso di Tina Carnefi, che Alessia ha così chiaramente espresso e ci ha fatto capire che i mass media, tutto quello che avviene, preferiscono il colpevole alla vittima. Due domande. Assistiamo spesso a violenze che portano all'omicidio, dicendo poi, almeno da quello che vediamo, abbiamo già denunciato, avevamo già detto, avevamo assistito a queste cose e non abbiamo avuto risposta. Tanto quanto ci sorge il dubbio di chi è la colpa, non per dare la colpa a qualcuno, ma perché poi chi è stato a non capire il vero problema che si viveva all'interno di quella famiglia, di quella comunità che ha portato a quella tragedia che poi abbiamo assistito. La domanda è rivolta un po' a tutti e due i nostri relatori. Grazie. Necessariamente il parlarne e denunciare gli accaduti aiuta molto, quindi trovare un punto di riferimento, sì, trovare un punto di riferimento, quindi voglio sia le autorità giudiziarie competenti, lo psicologo, anche un'amica, un familiare, un fratello, quindi già parlare con qualcuno è già un passo avanti. E poi ovviamente bisogna passare anche ai fatti, quindi denunciare gli accaduti. E di lì poi si prenderanno i provvedimenti, anche se l'aspetto, diciamo, di interventi di, lo lascio all'ispettore Battaglia, che saprà chiarire, ha sicuramente maturato una grande esperienza in questo settore. Grazie, a conforto sarò benissimo di quanto ha detto l'avvocato e di questa domanda che veramente è pubblico d'oro, non posso subire. Io dico che istituzioni, società, associazioni importanti sono composte di uomini e come tali sono soggette a emozioni. Perché dico questo? Perché l'investigatore A, Antonio Battaglia, l'investigatore B, l'investigatore C, in un determinato momento sicuramente c'è chi sente forte il dovere di trasmettere senza ritardo, perché questo è il doppio che dobbiamo fare, una notizia di reato, però è anche vero, e c'è chi sente magari che nella quotidianità può fare seguire il corso degli eventi, così come regolarmente avviene. Ovvio che di fronte a un episodio di violenza io non la penserò due volte, non solo a trasmettere l'attività di insediamento, a compiere tutte le attività di indagini, tralasciando solo delle attività indagini che sono meno importanti, e accertandomi dalla vittima pure come sta procedendo tutto questo lavoro qui. Purtroppo mi rimpiace dirlo, non ci sono gli strumenti per poterlo fare, perché lo stesso investigatore, che non mi voglio nascondere dietro il dito, ora sta facendo lo stalking per fare 10 minuti per andare a fare una perquisizione, un'attività, ripeto, come succede da noi, un'altra attività gravi, dopo smonta e va praticamente a fare l'attività di indagine di carattere sia patrimoniale che di reato contro la persona. Spesso, adesso, e dobbiamo dircelo e non ci possiamo nascondere, andare ad aspettare il collega per riportare la macchina, perché il parco macchine è sprovvisto. Dici, ma tu la metti sul drastico, ti nascondi che non hai gli strumenti? No! E allora tante volte si ricorre anche alle proprie risorse. Quando si vuole fare un'attività veramente, ma quanti hanno la vocazione di poter fare questo perché lo sentono fortemente con il cuore e portare avanti una determinata attività? Ecco perché siamo, ho detto, siamo fatti di uomini, soggetto inteso in senso generale, di emozioni, e da questo aggiungiamo pure che molti strumenti, perché adesso lo stalking ne prevede l'ammonimento, ma per arrivare, e quando dico, e lo confermerò ovunque, non lo negherò, al reato di stalking, lei mi creda, qua i signori presenti in questa sede, quanto materiale bisogna documentare alla presenza anche di testimoni. Affinché vengano messi anche vedere testimoni, ma fattivi quelli confronti della persona. E che questo è naturalmente opera l'ammonimento o la diffida, perché questo poi alla fine è, no? Io ne ho visti ben poche fino ad ora.
e quando sentiamo la notizia che quel tizio che ha sempre picchiato la moglie alla fine è riuscito purtroppo a porre fine alla vita di questa persona, interrompe i sogni, interrompe ogni cosa di questa persona, come se avesse diritto di possesso in tutto e per tutto, siamo, si muore in due, come si suol dire, no? La persona e chi ha fatto l'attività di indagine, che nonostante abbia fatto di tutto, purtroppo, probabilmente dico qualcosa che però la risposta ce la diamo dentro di noi, il legislatore deve pensare a una norma ancora più incisiva. Lasciamo perdere la spendere più la crisi, perché quelle ci sono, ci saranno sempre man mano che andiamo avanti, purtroppo viene imprescindibile da oggi. Però questo non è un motivo per esimersi dal prendere i provvedimenti immediati. Ci vuole una norma più incisiva. Incisiva si intende più rapida, perché troppi passaggi burocratici intercorrono da quelle che sono le fonti di prova nel contraddittorio delle parti, in dibattimento, l'avvocato nel testimone tutti i giorni, ci incontriamo in aula, ciascuno per le proprie competenze, per dare la nostra rapporto in amicizia e ci scambiamo da come non è andata. Con questo ripeto, non volevo giustificarmi. Bisogna adeguare la norma ai tempi del paese in cui siamo, come l'America, anche perché hanno delle carenze legislative anche loro, ha fatto per determinate tipologie di reati. Questo è quanto naturalmente noi possiamo fare. Poi tutto dipende dalla conoscenza di ognuno di noi. Battaglia, a volte la scuola non riesce veramente a sopperire a tutti
dell'utenza e quindi abbiamo bisogno di fare rete, ma una rete sostanziale, non una rete artificiale, un qualcosa che ci possa veramente accompagnare lungo i nostri percorsi educativi. Ritengo che i giovani, oltre ad essere educati per l'affettività, abbiano bisogno di essere educati alla riconciliazione. Perdonate se dico questo, è una riflessione che faccio per noi adulti. Spesso noi alziamo dei muri, delle barriere, che diventano poi insormontabili. Ognuno rimane fermo al suo posto, perché non sappiamo perdonare. E allora basta di qualcosa e ci faccia un pochino stare male, perché purtroppo la società di oggi è la società dell'egoismo, dell'individualismo, e allora ecco, l'altro lo vediamo non come fratello da comprendere, diceva la dottoressa Lovorelli, bisogna esercitare l'empatia, ma lo vediamo già come un nemico, e allora bisogna educare questi ragazzi anche al perdono, alla riconciliazione, al rispetto dell'altro. Io ritengo che tante altre domande che dovrebbero essere poste in essere, e questa idea della riconciliazione ritengo che sia una teoria che viene esercitata anche presso il carcere minorile, presso queste forme di correzione, perché quando i giovani vengono tenuti per un periodo è chiaro che si vogliono rimettere nella società e soltanto attraverso queste forme noi possiamo riavere come parte attiva per lo sviluppo della nostra comunità. Io ringrazio ancora del vostro invito e lo sapete, ci tengo che poi veniate anche nelle nostre scuole, perché il vostro contatto diretto con i nostri ragazzi sicuramente salutare. Grazie. Grazie dottoressa Silicone, mi ha anticipato, dovrei invitare ugualmente al tavolo qui del relatore per esprimere il suo pensiero. Io, permettetemi, faccio una chiamata qua, anche perché è stata l'anima di questo progetto, Piero Natoli, se vuoi dire due parole, perché credo che tu ne sia, sei stato l'anima del progetto sia dell'anno scorso che di quest'anno. Piero, quindi vieni a dirci il tuo pensiero. La useremo spesso
Alessia ormai fa parte del nostro, quindi i prossimi incontri che faremo in queste 5 scuole cercheremo di far venire altri esperti e portare avanti qualcosa, diamo qualche indicazione a questa nuova società che va avanti e deve crescere. Io vi ringrazio, grazie al nostro Presidente, siamo qua per lavorare insieme, tutti insieme, perché il nostro club è formato da amici, quello che facciamo lo facciamo tutti insieme, per dare qualche aiuto e qualche idea. Io vi ringrazio e grazie. E l'ispettore Battaglia mi ha anticipato in un discorso che ora vorrei puntualizzarsi meglio. Io credo che purtroppo la legge sia un po' in ritardo, soprattutto nella tempestività, di fronte a denuncia provvedimento. Questo credo sia più che vero. Cosa si potrebbe fare? E cosa potrebbe fare il legislatore per porre fine alla spesso a queste denunce inutili, perché tra il maltrattamento e la tragedia nessuno fa nulla, e il tempo è lungo, le prescrizioni sono enormi e alla fine il malato diventa, perché io fondamentalmente mi chiamo sicuramente le persone malate, chi fa una situazione del genere possa essere assicurato alla giustizia o quantomeno preso inefficace nei confronti della sua vittima. Cosa si può fare all'avvocato e all'ispettore? E poi adesso volevo chiedere come può essere aiutata la vittima in questi iter, perché spesso, come diceva, viene lasciata sola a fatto compiuto, ma durante l'iter di questa denuncia anche lì è sola, quasi a dimostrare, per dimostrare la veridicità delle accuse di fronte a chi purtroppo, perdonatemi se faccio una supra, c'entra niente, gli italiani si difendono sempre gli elementi, non so per quale motivo, quindi cosa si può fare? Io anticipo brevemente, ma non per un fatto di complessità, perché poi l'avvocato che è della norma, si parla sempre di norma di ampio respiro, norma efficace. Sono 35 anni di servizio che ho sulle spalle, e da 35 anni sento dire sempre norma efficace, norma di ampio respiro, ma questa norma efficace non abbatte le barriere della burocrazia. Allora, cosa si potrebbe fare? Ancora prima che il legislatore ci pensi, quello che stiamo facendo oggi è il cosiddetto passo del viaggio di mille miglia, si dice iniziato il primo passo, credo che sia un punto importante da società. È un punto importante perché grazie alle associazioni si possono creare, come ci si sta preoccupando, premetto che io lavoro anche nei centri di accoglienza degli immigrati, non sono favorevole all'immigrazione, però ci stiamo preoccupando forse eccessivamente di creare strutture che sono il nuovo business, anziché creare delle strutture di rieducazione sociale dei soggetti pericolosi in quel senso, che non devono essere detenuti, perché è una parola sbagliata in tal senso, devono essere rieducati, i centri servono per questo. E allora, perché non cercare di creare una struttura con un'equipe esperta, criminologi, degli sportelli, per cui il Paolo deve arrivare, lo sportello, ho preso un criminologo, un medico, psicologo, psichiatra, sociologo, che comunque siano anche confortati dalla struttura, non che deve nascere una struttura perché dobbiamo mettere a segno un progetto e poi chiudere la partita. Ecco, penso al dottor Alberti, sentendomi rivedere nel corso della sua vita tante avvenimenti che abbiamo nel nostro paese, ma una struttura fattiva che si mette veramente una onus a tutti gli effetti al servizio di queste persone, che devono essere rieducate. Questo è ancora prima della norma, perché credo che se aspettiamo la norma
Io non mi voglio pronunciare. Ma andiamo probabilmente a percorrere una strada in discesa. Questo è quanto io purtroppo sto vedendo. Allora, come diceva, ci dobbiamo fare la giustizia noi? No, ci dobbiamo adoperare con gli strumenti giusti affinché queste persone socialmente pericolose, però che la legge è qua, e qua è la norma da vedere e intervenire, non credo che sia difficile, sia di conforto e di supporto alle iniziative, perché a volte si può configurare anche l'accesso, l'abuso del creare una struttura rieducativa, perché anche questo può dare una doppia taglia, no? Perché bisogna far lavorare. Ecco, questo è quanto io dico. Quindi insistere su quelle che sono, come stiamo creando, ripeto, qui c'è una gara alle strutture per gli immigrati, va bene, lasciamo il nuovo business, chiamiamolo così perché purtroppo è questo, creiamo delle strutture con le persone esperte, come è successo anche in ambito medico, in Calabria abbiamo avuto l'iniziativa da parte di tanti medici volontari che per anni hanno contribuito alle persone che non hanno facoltà di potersi curare. Sto dicendo in eresia, dottor Alberto, dico la verità, non l'ultimo appello, ma l'abbiamo avuto come centro, hanno cercato di eliminare questa struttura e di chiuderla, poi alla fine fortunatamente la volontà del popolo. E come questo è uno degli elementi essenziali alla rieducazione di queste persone. Se riusciamo a fare questo abbiamo vinto sulla nostra struttura fondamentale, diversamente vuol dire che ci dobbiamo ancora rimetterci in discussione. Spero di essere stato. Sì, anche il mio ministro al pensiero nel rispetto di battaglia, creare comunque una rete di prevenzione e quindi di accoglienza. Ecco, creiamo appunto gli sportelli dove le donne abusate possano liberamente rivolgersi e quindi trovare un aiuto concreto, un supporto, e di conseguenza queste associazioni poi che siano e che vengano considerate come un canale di preferenza a livello, sotto l'aspetto ecco, giuridico, di tutela, anche se benissimo quello che insomma, il legislatore ci impartisce è che reati quali le minacce, le violenze seguono un iter più rapido, più celere, in quanto si trattano di reati perseguibili d'ufficio, appunto perseguibili d'ufficio perché data vista la gravità dei reati contro la persona dovrebbero perseguire, quindi perseguono un iter più veloce, più celere. Però ahimè la tempistica c'è sempre, perché comunque, come ben diceva l'ispettore di battaglia, i tempi di acquisizione delle prove, documentazioni, quindi le indagini ci sono e quindi la tempistica c'è anche e si devono rispettare certi step ahimè. Con delle prove comunque fondate, perché prima di applicare una misura restrittiva nei confronti di un soggetto bisogna anche valutare la pericolosità sociale e l'elemento psicologico di quel soggetto che commette questo genere di reati, di violenze. Quindi bisogna valutare una serie di sfaccettature di questo fenomeno e dei soggetti che commettono questo tipo di violenze e di abusi. Perché molte volte ecco, si potrebbero creare, ecco, il soggetto potrebbe essere affetto da infermità mentale oppure comunque dal vissuto familiare e sociale, sentirsi disagiato, quindi ci sono sempre tanti fattori da valutare e da tenere in considerazione, anche a livelli della non imputabilità, quindi diciamo l'argomento è molto vasto in merito, perché se comunque il soggetto è viziato di mente già incorrerebbe a un dimezzamento, a una scriminante, quindi in ambito penale magari in altra sede poi effettueremo un excursus, no? Rispetto alla battaglia dal punto di vista del penalistico. Per la verità dimenticare che possiamo fare. Allora, tu mi chiesto cosa si può fare in quel periodo di latenza che intercorre tra la denuncia e poi i tempi del processo. Devo dire che lavorare con persone vittime di abuso, per me come professionista,
è stato e quando mi capiterà so che sarà veramente difficile, perché la persona in quel momento vive, vive come se fosse una situazione di terremoto continuo, quindi la musica ci sarà benissimo. Quindi gli effetti sono proprio quelli, immaginate uno tsunami che arriva in un luogo e lo devasta, veramente la persona si sente in quel modo, figurate il professionista che deve in quel momento sostenere e semplicemente offrire un luogo in cui la persona si possa affidare totalmente. Quindi in quel caso la persona ha innanzitutto bisogno di essere rispettata, di trovare in quel luogo, che è un luogo di cura, di essere rispettata intanto nei suoi tempi, quindi di avere il tempo per di elaborare il lutto, perché è un lutto quello che ha vissuto di essere stata violentata, abusata e oltraggiata. Quindi appuntavo rispettare i tempi di apertura della persona. Quello che poi si può fare nel momento in cui la persona si apre è sostenere l'io, che in quel momento veramente rischia di disintegrarsi. Quindi se non vogliamo che la persona venga a sviluppare degli aspetti schizoidi perché la sua personalità si sta frantumando, abbiamo bisogno di aiutarla a mettere insieme i vari pezzi. Poi lavorare sul senso di realtà, perché la vittima ha bisogno di recuperare il senso di realtà, di vedere, di riconoscere la persona che l'ha abusata, l'ha maltrattata, vederla come persona diversa da sé, perché nel momento immediatamente successivo alla violenza c'è una commissione, c'è quasi una fusione tra la vittima e il personaggio negativo che fa perdere tutti i punti di riferimento, per cui è necessario riportarlo al senso di realtà. E poi, ultimo aspetto, molto importante secondo me, è lavorare sul corpo, perché dicevamo, il corpo riporta le cicatrici di ciò che è successo. E, quando ai tempi della mia specializzazione in psicoterapia corporea ho visto che il corpo sviluppa dei blocchi che nel tempo rischiano di impantanarci sempre di più, ed è molto importante per la vittima riuscire a ripossedere la voce, quindi l'urlo, il poter portare fuori tutta quella energia repressa dentro per poterla buttare fuori in un luogo che è di cura e quindi sa prendere questo e farlo diventare una forza positiva. E poi volevo rispondere a una cosa che a una riflessione che mi è venuta in mente mentre tu parlavi di prevenzione. Credo che per non arrivare a essere sempre qui a parlare di violenza di genere, molto dobbiamo fare noi in primis come genitori, perché perché una vittima arriva a essere tale perché nel processo di costruzione di identità dei nostri figli dobbiamo lavorare molto di più sulla loro autostima, sul loro sentirsi persone efficaci che non hanno bisogno di stampelle per cui appoggiarsi. E poi è importante che questo venga fatto nella scuola, perché la scuola è ancora il luogo di riferimento, credo che sia rimasto l'ultimo luogo di aggregazione sociale, per cui la scuola diventa anche il luogo, e ce lo dimostrano i fatti degli ultimi tempi, in cui una ragazzina si può permettere in un tema di scrivere qualcosa e affidarlo a chi? A un insegnante, che è un'educatrice. Volevo, a proposito di silenzio che distrugge la dignità, questo è il messaggio che io lancio ai giovani. Mi dispiace che sono andati via con i giovani, brevemente. Non consentite mai a nessuno di calpestare i vostri sogni per nessuna ragione. Questo è il clip che tratta gli adolescenti, ma non fa una vita migliore. Thank you.
Il mondo virtuale produce talvolta effetti reali. Per questo bisogna proteggere i più indifesi, i bambini. La pedopornografia è un crimine contro l'infanzia. Attenzione a chi incontrate nelle chat. Un bambino da solo con un computer nella sua stanza non è sempre al sicuro. Siate per lui occhi che guardano, perché il silenzio di un bambino potrebbe essere la voce del pedofilo. L'interessata è rientrata al lavoro
corsa e lei spostando la distanza è chiaro. Quindi costringendola a avere sempre continua presenza di questa persona, costringendola la persona a passare e spassare per andare a prendere il caffè nella macchina. Ma la cosa più grave è questo, è che i colleghi e le colleghe hanno dato ragione allo stalker, non alla vittima, perché ancora c'è da noi questa mentalità, c'è che noi dobbiamo acquisire consapevolezza. Di tutti e tre i relatori. Intanto su un disagio, perché purtroppo credo che ci sia un disagio e una perdita di valori nella società, e quindi questo si ripercuote anche negli atti che sono, perché la violenza purtroppo è la violenza del bullismo, è la violenza del femminicidio, è la violenza in famiglia. Sicuramente è una carenza dell'agenzia educativa della famiglia che non è più agenzia educativa. Il perché della, il messaggio che passa è quello che abbiamo bisogno di ricreare un tessuto di valori. Abbiamo preso la dirigente la sala di riconciliazione, mi è piaciuto moltissimo. Ognuno di noi su Brescia, credo che sia per chiedere io su Brescia, abbiamo preso perché sono rimaste le idee per me dirigente, non ha il presidente Brescia, aveva tutta una polvarezza, anche questo è il valore della persona, del valore dell'essere, del rispetto di se stesso prima che del rispetto degli altri, perché i giovani purtroppo non si rispettano, non possono rispettare l'altro se non rispettano se stessi. E questo è un messaggio che noi, e credo che la scuola sia l'unica agenzia educativa, perché purtroppo la famiglia tante volte non lo è, i genitori becchiamo e credo che siamo tante volte troppo, anche forse la scuola dovrebbe consentirmi, lo dico la mamma, però dovrebbe educare prima i genitori e poi grazie. Speriamo di fare la